Ciao a tutti amici coltivatori, come va? Oggi siamo a casa della Martina che ci parlerà un po' delle sue piante, in particolare delle Nepenthes che lei sta coltivando. Ciao a tutti amici coltivatori, come diceva Luca, oggi vi mostro la mia piccola collezione di Nepenthes, partendo da questa Nepenthes misteriosa che potrebbe essere una Luisa che ho acquistato in Germania circa 3 anni fa. Pianta particolare perché questa è sempre stata così abituata al buio, probabilmente nel paese d'origine, che volendo fa gli ascidi anche senza alcuna luce o senza il sole. Molto molto resistente. Poi c'è una Nepenthes milesi presa allo scorso meeting a Merano da Di Flora, molto carina, piccolina intanto ancora. E poi l'orgoglio e la gioia della Nepenthes truncata, questa viene da Luca, una pianta che mi ha prestato, diciamo, e che ha fatto un grandissimo salto tra l'esposizione alla luce naturale e l'esposizione invece sotto questo pannello a LED da 100 watt, che ha un consumo effettivo di 30 watt invece. Sotto il quale tengo le Nepenthes sia d'estate che d'inverno e devo dire che i risultati si vedono. Sì, Sentite un sì. po' che bella scidione. Oh, sì. Le posso dire una cosa? Guarda che bello, queste foglie qua tipiche della truncata, che si chiama così perché la foglia è tronca qui alla fine diciamo, della foglia verde, per dire, no? Dopo parte il picciolo con l'ascidio. A me queste foglie così belle ondulate, belle grosse e anche villose. Lì in quella sul davanzale dove adesso ho messo le pinguicole, ma non mi ha mai fatto delle foglie così belle. Ecco, queste erano quelle. Ecco, forse fino a questa quando ce l'avevo a casa io, perché crescevo abbastanza lenta come pianta. È una pianta che cresce molto lentamente, ma comunque diciamo che sta duplicando la dimensione delle sue foglie e anche di Sì, quelli degli è ascidi di conseguenza. pazzesca. Ma io sono anche convinta che molto dipenda anche dal controllo del fotoperiodo, perché in queste condizioni, quindi in questo mobile sotto i pannelli, io gli sto dando un fotoperiodo adesso che raggiunge le 16 ore, per cui di luce ne prendono veramente tanta e ben più di quella che prenderebbero su un balcone, anche volendo a parità di intensità della luce. Beh, Dunque, vaporizzi ogni tanto. sì, queste le bagno tutti i giorni. Io non amo lasciare i ristagni nel sottovaso quando possibile, quindi appunto quando sono a casa le vaporizzo tutte le mattine, vaporizzo in maniera più intensa il substrato e poi dolcemente l'intera pianta e sembrano apprezzarlo molto. E poi scendendo sotto abbiamo sempre sotto un pannello dello stesso tipo, un pannello con le stesse caratteristiche ma di una marca diversa, quindi il colore della luce sembra leggermente diverso, visto così. Sembra un po' meno forte, In sembra. realtà la potenza è sempre Forse perché è quella, un però po' più alto rispetto alla. no, credo dipenda dai diodi semplicemente, perché ha lo stesso numero di diodi rossi e di diodi blu, quindi la stessa proporzione, ma la resa cromatica ai nostri occhi perlomeno è differente. Ricordiamo però comunque che le piante non vedono la luce nella stessa maniera in cui la vediamo noi. Ecco, qui abbiamo una Nepenthes Bloody Mary che purtroppo ascidi non ne sta E facendo qui adesso forse e inizia. comincia. Forse adesso inizia a farli. Speriamo, Ma speriamo che non sì. mi deluda. Poi qui abbiamo, beh, un'orchidea Cattleya un po' moribonda, ma che piano piano sembra starsi riprendendo, e una bella Nepenthes hookeriana Ah, che ecco gli il ascidi piccolo. lei li sta facendo invece, lei mi dà Che bel soddisfazione. cicciolo qua. Eh sì, bello tondino. Sì. Come terriccio cosa hai usato? Allora, io le Nepenthes le tengo in un mix di torba perlite con un'aggiunta di bark di piccola pezzatura. Quindi bark, perlite e torba. Ma io sì, direi più o meno un terzo, un terzo e un terzo. Quindi tendo a mantenere un rapporto pari e vedo che mi trovo bene, le piante si trovano bene. Niente. Molto molto bene. Veramente per alcune piante ne offrono miracoli, almeno finché sono così piccole si riescono a tenere qui sotto. Ottimo. Quando cresceranno dovrò comprare un mobile più grande Sì. e dei pannelli più grandi. Beh, insomma. No, ma comunque si vede la differenza rispetto a quando ce l'avevo lì coltivate alla luce naturale, proprio è un salto di qualità. Puoi spegnere un attimo che vediamo i colori. Boh, che trauma. Che shock. Questa è varietà red, infatti come truncata è un po' più rossa, però
Sì, bello bello. Bene, bene. Ok, ragazzi, allora ci vediamo nel prossimo video. Ciao!